Ho un dubbio che mi assilla ormai da settimane, ma questo benedetto QR code dal prossimo gennaio 2021 diventerà carta straccia? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Nel mio precedente vlog, che vi linko nella scheda qui in alto a destra, in cui abbiamo discusso insieme del patentino per i droni, ormai obbligatorio, delle assicurazioni e anche dei QR code, mi sono soffermato a discutere insieme a voi nei commenti proprio del QR code. Perché? Beh, il motivo è abbastanza semplice, ma in realtà quando parliamo di leggi, ENAC e Italia, nulla è mai semplice. Ormai lo sapete tutti, per volare legalmente con i nostri droni serve l'assicurazione, il QR code per qualsiasi drone e anche il patentino per i droni superiori ai 250 grammi, praticamente il 99% dei droni attualmente in commercio. E sapete anche che questi QR code vanno comprati, stampati, magari in formato più piccolo e appiccicati su ogni nostro singolo drone che vogliamo utilizzare per volare legalmente. Ma forse non tutti sapete che questi QR code, almeno per quanto disposto dall'autorità europea in materia dell'aviazione, ovvero EASA, dovrebbero essere applicati non su ogni singolo drone, ma su ogni pilota, unicamente sul pilota, quindi un QR code da appiccicare in fronte ad ogni pilota invece che ad ogni suo drone, esattamente come funziona ad oggi per le assicurazioni. L'assicurazione va fatta solo una volta per il pilota e non per ogni suo singolo drone. Ora, quindi, la domanda sorge spontanea e sicuramente già nella testa di tutti voi: perché ENAC, che vi ricordo essere l'autorità competente in questo campo in Italia, ci costringe per volare legalmente a comprare un QR code per ogni nostro singolo drone, invece che un unico e singolo QR code solo per il pilota come disposto dall'Unione Europea? Beh, sinceramente la risposta a questa domanda io non la conosco. Quindi chiedo per favore ad ENAC di fare chiarezza su questo argomento e su questa domanda, perché sono convinto che ENAC starà guardando ora questo video esattamente come vide a suo tempo il video riguardante gli arrotondamenti dei patentini online e a cui rispose curiosamente subito con tanto di comunicato stampa in cui vollero far sapere a tutti che loro erano legittimati nel richiedere quell'arrotondamento. E va benissimo, ok, ho avuto la mia risposta. Ora, per favore, rispondi anche a questa domanda, considerando che dal prossimo gennaio 2021 tutti gli stati dell'Unione Europea dovranno adeguarsi alle disposizioni di EASA, quindi un QR code unico per ogni pilota, invece che per ogni drone. ENAC cosa farà da gennaio? Continuerà a chiedere un QR code per ogni drone? Oppure modificherà tutto e il QR code sarà solo per il pilota? Oppure ancora ci saranno QR code sia per i droni sia per i piloti? Forse questa idea non dovevo darla. Oppure ancora non lo so. Cosa farà ENAC? Faccelo sapere. Mi faccio portavoce di tanti dronisti che vogliono sapere se questi QR code che stiamo comprando e pagando e appiccicando su ogni nostro singolo drone dal prossimo gennaio diventeranno carta straccia, spazzatura oppure no. Quindi, in attesa di una risposta direttamente da ENAC, ora chiedo a voi ragazzi cosa ne pensate di questo argomento. Secondo voi dal prossimo gennaio cambierà qualcosa oppure no? Mi piacerebbe discutere insieme a voi proprio di questo qui sotto nei commenti. Scrivete e chiedete quello che volete. Io cercherò di rispondervi nei limiti delle mie conoscenze di questo intricatissimo argomento, che secondo me sta diventando esageratamente e forse inutilmente troppo complesso. Quindi ragazzi, ci vediamo qui sotto nei commenti. Invece, in descrizione video trovate i link per entrare nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram, oltre a tanti droni che io vi consiglio. Dateci un'occhiata ed entrate nei nostri social.
E infine, se il tema riscontra il vostro interesse e se il video vi è piaciuto, potete supportarci lasciandoci un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E in attesa, speriamo, di una risposta direttamente da ENAC, su cui vi aggiornerò immediatamente se dovesse mai esserci, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Questo è tutto, alla prossima, ciao ragazzi!